Non avevo nessunissima intenzione di emigrare, non avevo nessunissima intenzione di venire in Australia. È venuto in Italia un nostro cugino che avevamo qui in Australia, che non conoscevamo, era venuto da prima della guerra. Scoprì che aveva dei cugini a Roma e allora venne a bussare alla porta e disse: sono arrivato dall'Australia, voglio conoscervi. E ci ha messo in testa l'idea di venire in Australia. Disse: beh, guarda, in Australia c'è moltissimo da fare, è un continente nuovo che cresce e c'è lavoro. E mi disse a me: beh, perché non vai tu in Australia e vedi, esplori la situazione là? E così mi ha piantato il chiodo di venire in Australia. Ecco una valigia da accompagna e molla, e sono in tasca, why you venite a trovare, e non si tornate più qua, ma noi non t'amma scordata, e chiavo cotte e chiavo crura. L'importante è che stai buona tu stai. Io ho lasciato l'Italia che era la fine di settembre, mi sono imbarcato a Genova e sono arrivato in Australia che era la fine di ottobre, un mesetto. Non ero mai uscito dall'Italia, non sapevo cosa c'era al di fuori dell'Italia. Perth, lì abbiamo toccato territorio australiano. Il primo porto è stato a Fremantle. Arrivo poi a Melbourne e qui abbiamo cominciato la vita australiana. L'impressione che avevamo fu ottima, un paese ordinato, un paese pulito, un paese che accogliente, eccetera. Non parlavamo l'inglese, non conoscevamo l'inglese, quindi non riuscivamo a leggere i giornali in lingua inglese. E guardavo quindi un giornale italiano che era pubblicato qui a Sydney, La Fiamma, che usciva fuori una volta alla settimana per poter sapere le cose come andavano lì. Ma la maggior parte degli italiani qui aspettavano i risultati sportivi della domenica, il campionato italiano di calcio, la Formula 1, tutte queste notizie sportive che i giovani di allora seguivano in Italia e volevano seguire anche qui. Avevo avuto un'esperienza, un lavoro giornalistico in Italia con il Tempo di Roma. A me mi venne l'idea di dire: bah, qui forse ci sarebbe posto per un giornale in lingua italiana che, a differenza della Fiamma, che era un tabloid, quindi un prodotto di informazione che era lontano dal prodotto italiano, che a quei tempi lì era il formato grande del giornale, il broadsheet. E sembrava strano dover leggere delle informazioni in un giornaletto così piccolo. E cominciai a lavorare su questa idea qua, che cosa avrebbe dovuto contenere, fare degli schizzi di quello che doveva essere e poteva essere un giornale italiano. Nello stesso tempo io prendevo contatti con gente italiana locale. Avevo conosciuto un ragazzo, Tarcisio Valmorbida, di famiglia veneta, che era cresciuto e aveva studiato qui in Australia, e gli parlai di questo progetto qua. A lui l'idea gli piacque e mi disse: ok, tu metti il progetto, io metto i soldi e lavoriamo insieme. Abbiamo trovato un locale sulla Sydney Road, abbiamo comprato il macchinario necessario per partire per un giornale, la linotype, banconi da composizione e caratteri per formare i titoli e la pubblicità. Abbiamo trovato un linotipista, trovai un paio di amici che erano capaci di scrivere e fare qualche articolo, trovammo la tipografia che ci stampava il giornale. Diciamo che per fare quelle 8 grandi pagine della prima edizione ci impiegammo 2 settimane come minimo, va bene, perché era,
un po' provare e fare esperienza di tutto, ci mancavano caratteri per fare i titoli, allora dovevamo andare a comprare un altro po' di caratteri, eccetera. Ma quella fu la prima edizione del giornale, fu un successo tale, la mattina del lunedì a fare la fila di fronte al giornalaio per prendersi le copie del giornale e la vela. In poche settimane aumentammo il numero delle pagine, della circolazione, eccetera. Poi siamo passati da una a due edizioni del giornale, sia noi che la Fiamma, che i due giornali avevano due mercati diversi. La Fiamma a tutta l'Australia orientale, il Globo a tutta quella centro-occidentale. È stato un periodo, diciamo così, molto, molto impegnato, va bene, perché era veramente un lottare contro tutto, ecco. Però è andata avanti bene, è stata un'esperienza fantastica. Guardo l'Australia come il paese che mi ha dato la possibilità di avere una famiglia, di crearmi un'attività che mi dà soddisfazione, mi ha dato soddisfazione. Non siamo a casa qui, non siamo più a casa in Italia. E naturalmente quando vado in Italia mi trovo bene, devo dire, però dove mi giro mi dicono: lei da dove viene? Sentono in Italia che non sono un locale. E allora non ti senti né carne né pesce, non sai se sei australiano e non sai se sei italiano. Hai due passaporti, sei un po' dell'uno e un po' dell'altro. È una situazione buona da accettare, ma sì, in fondo abbiamo due patrie invece di una. Ecco una valigia da accompagna in molla e suona di in tasca while you venite ma trovare e non si tornate più qua ma noi non t'amma scordata e chiamo God.